Mi presento io, presento il mio primo video dove ci metto la faccia, presenterò la mia attrezzatura per la prima volta, ma almeno così conoscete me, conoscete con cosa faccio video e basta. Credo che tutta questa roba che vedete la presenterò in un secondo video perché ci tenevo a presentare lei che l'ho comprata oggi, la Sony A6000, Alfa 6000 o ILCE 6000L. Boh. Ci tenevo a presentare solo lei, è la prima mirrorless che compro, che fa tutto e fa tutto bene, almeno a quanto ho sentito recensioni, letto recensioni e fondamentalmente l'idea è quella di vloggare, o almeno provarci. Ho fatto qualche video che ho messo sul canale dove era più un montaggio delle vacanze o di quello che facevo, vabbè, ci si prova. Questa roba ci pensiamo poi e andiamo a aprire la Sony Alfa 6000. Allora, premetto che sto girando il video con un iPhone X, quindi se la qualità audio e video forse no, però audio non è il massimo, purtroppo abbiate pazienza. Mi sto organizzando per comprare anche due microfoni, uno per l'iPhone e per la GoPro e uno per lei, che come sapete non ha il jack per la presa del microfono, quindi va comprato credo un suo che va attaccato tipo alla slitta del flash o cose simili. Troviamo foglietti, una Bibbia, un... Vabbè. Carta. Un cavetto micro USB. Credo sia per la ricarica o il collegamento al computer, una batteria, un cavetto della corrente, di qualche paese del mondo, il trasformatore, ok, quindi questo va inserito nel trasformatore che a sua volta va inserito nel cavetto USB che a sua volta carica la batteria dentro la mirrorless. Vabbè, credo che mi comprerò un caricabatterie a parte con le batterie a parte. Un mirino di gomma e la Sony. Questo stentennio, fermare subito. Ora non so se tagliare questi o rompono abbastanza le scatole per quando si vlogga o quando si fa video, perché facendo questo rumore non è gradevole. Quindi sistemeremo. L'obiettivo, che è un dotazione, un Sony 3.5, 5.6, 16-50, non credo sia male, e lo rimontiamo. Perfetto. Montiamo il mirino qua e possiamo accendere lei. Le modalità della Sony A6000 si trovano su questa ghiera girevole e sono le seguenti. La macchina fotografica verdolina, che è la modalità automatica, consente di fare foto con le impostazioni regolate automaticamente dalla Sony. La modalità automatica intelligente, cioè l'icona arancione cacchina con il più, che è una modalità automatica con la qualità superiore rispetto alla precedente. La modalità P, che sta per programma automatico, consente di fare foto con l'esposizione regolata automaticamente dalla Sony. Quindi sia il tempo dell'otturatore che il valore del diaframma vengono gestiti in automatico. Però è possibile selezionare le varie impostazioni dal menu. La modalità A consente di controllare il diaframma quando si vuole ottenere degli sfondi sfocati oppure dei soggetti sfocati con appunto lo sfondo stesso messo più a fuoco, quindi con dei giochi dei piani. S, che è una modalità di scatto per soggetti in movimento, come per esempio foto sportive oppure animali, eccetera. È uno scatto rapido e si può regolare manualmente il tempo dell'otturatore. La modalità M, che è la modalità dell'esposizione manuale,
consente di fare foto con l'esposizione desiderata, quindi regolando il tempo dell'otturatore e di conseguenza il valore del diaframma. La modalità MR consente di effettuare foto richiamando le impostazioni più usate. La modalità filmato, niente da aggiungere, serve per fare video. La modalità panoramica d'arco, una modalità già conosciuta in quasi tutti gli smartphone, cioè partire da un punto, iniziare a scattare e fare un arco con la telecamera. Le immagini si montano e viene fuori una panoramica. La modalità SCN, cioè scena, che consente di fare foto con delle impostazioni pre-regolate secondo la scena che si vuole fotografare. Per il resto dell'attrezzatura e per specifiche più tecniche riguardo questa, lo vedrete in un secondo video. Perché? Perché questa la devo scoprire anche io. Non la conosco molto bene, ho sempre avuto reflex, non ho mai avuto mirrorless. Credo che le basi le ho, ma niente. Ho sempre scattato con questa, che a dimensioni siamo simili, ma è una OM1 a rullino degli anni, boh. Comunque mi piace da morire, la uso sempre quando vado a giro. Non vi posso far vedere le foto che ho fatto perché sono da sviluppare. E ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, aiutatemi a farlo crescere e mettete un like.